Buonasera e benvenuti anche questa settimana al Punto Web che per questa settimana torna alle 19:30, dalla prossima sarà come di consueto alle 20. E questa settimana una puntata che si apre con il collegamento con il sindaco di Furcisiculo, Matteo Francilia, che abbiamo intervistato stamane perché appunto stasera non poteva essere in videocollegamento, che ci ha detto la situazione dei contagi, la situazione epidemiologica a Furcisiculo. Poi ci collegheremo con Fabrizio Ferrari che ci parlerà del libro uscito proprio il 22 aprile, curato appunto da lui, e poi cambieremo totalmente argomento, andremo a Fiumefreddo di Sicilia, dove troveremo il presidente del comitato locale di Croce Rossa, Jacopo Andò, che ci dirà come la Croce Rossa ha operato in quest'anno difficile e quali sono le sfide per il futuro. Infine, Alfio Giuseppe Grasso ci farà il punto sullo sport locale. Andiamo immediatamente però ad aprire la nostra puntata, come di consueto, con l'appuntamento con gli Scomicon di Edoardo Puglisi, che come sempre ci offre questi spunti di riflessione particolarmente ironici. La fine del sogno americano. Vediamo i due Scomicon. Ho uno zio in America che spera che io muoia e che gli lasci tutto. Questo è appunto la fine del sogno americano e vediamo lo Scomicon, appunto, chiedo alla regia di rimetterlo un attimo, fare appunto insomma questo gesto apotropaico mentre c'è questo cagnolino insomma che anche lui infierisce. Quindi grazie all'artista Edoardo Puglisi che come ogni settimana ci regala questi quadri che sono veramente deliziosi. Andiamo adesso ad iniziare la nostra puntata con il sindaco Matteo Francilia, il sindaco di Furcisiculo e l'intervista registrata stamattina. Siamo in collegamento con il sindaco di Furcisiculo, Matteo Francilia. Buongiorno sindaco. Facciamo diciamo il punto della situazione perché in questi giorni appunto diversi articoli si stanno avvicendando parlando di una situazione preoccupante a Furcisiculo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa o in giro per strada, come sono io in questo momento che sono in macchina. Mi scuso per questo collegamento al volo, ma gli impegni sono tanti in questo periodo e quindi ho potuto fare in questo modo. Ma la situazione non è proprio così preoccupante, perché noi, grazie a Dio, rispetto ad una grande città, riusciamo ad avere un monitoraggio della situazione in modo concreto, perché abbiamo il contatto diretto con i genitori, con le famiglie, con i bambini, con la dirigente scolastica. Come tutti sanno, è partito un contagio all'interno del plesso scolastico, precisamente è partito nella scuola materna della frazione Grotte, poi da lì si è propagato in qualche altra classe della scuola primaria e per mettere in campo una misura precauzionale ho deciso di fare un'ordinanza di chiudere tutte quante le scuole, oltre a chiudere anche il parco Furciverde, visto che si avvicina il 1º maggio e quindi per evitare che ci vadano proprio i bambini. Ho preferito chiudere con un'ordinanza anche il Parco Furciverde. Avevamo fatto uno screening sulla popolazione scolastica negli scorsi giorni, con oltre 100 tamponi fra bambini, insegnanti e personale scolastico. In questo momento abbiamo un riscontro di 7 casi positivi al molecolare nella scuola primaria di Grotte, altri 7 nella scuola dell'infanzia, nella scuola materna di scusa, nella scuola primaria 7, nella scuola materna di Grotte altri 7, due insegnanti che si vanno poi a sommare al resto della popolazione positiva e quindi abbiamo un totale di 24 positivi. Quindi la situazione diciamo che è sotto controllo rispetto ad una grande città dove un sindaco non ha il contatto diretto col cittadino, noi qui sappiamo quali sono le famiglie? Sono delle famiglie assolutamente responsabili, sensibili al problema. Sono stati loro stessi a contattarci perché se stiamo ad aspettare le comunicazioni in tempo reale da parte dell'ASP, campo cavallo che l'erba cresce, insomma, non funziona.
non va, hanno fatto degli accorgimenti sotto questi punti di vista, però noi ci siamo sul campo, siamo decisi nella nostra azione politica, quindi riusciamo ad avere il controllo della situazione. Auspichiamo che la regione con l'ASP non facciano del comune zona rossa, in quanto rispetto a questa programmazione che hanno loro degli indici che io non condivido, perché ripeto, Furci non si può paragonare ad una grande città, e quindi se tu riesci ad avere le persone in isolamento e sai chi sono, non capisco perché devi mettere in crisi per una settimana o 10 giorni l'economia di quel paese, che già è fortemente sotto stress. Dobbiamo coniugare da un lato la salute pubblica, e questo lo facciamo, e quindi a meno che non sia veramente un'escalation che di 250 casi, ma questo non è, almeno oggi, ma continueremo a monitorare la situazione. Dicevo che bisogna coniugare la salute pubblica anche alla ripresa economica, visto che stiamo morendo anche di fame. Si parlava appunto di un triangolo di contagi tra Furci Siculo, Rocca Plumera e Nizza di Sicilia. Ma come dice lei, sindaco, appunto la situazione in ogni caso a Furci quantomeno pare essere sotto controllo, e quindi insomma questa escalation di contagi di cui si parla a questo punto è monitorata sostanzialmente. Ma non esiste di fatto un triangolo tra questi comuni, perché non c'è nessun tipo di diciamo di contatto tra i comuni, quindi non c'è nessuna connessione tra i comuni e quindi tra i contagi. È partito tutto da una positività in una famiglia, che può capitare, e siccome erano soggetti asintomatici, il contagio l'ha preso, è stato contagiato un bambino della scuola materna di Grotte, e da lì si è propagato. Sono cose che possono capitare, a quanto pare, ma non ne sono certo, si potrebbe trattare della variante inglese, e per questa ragione è molto contagiosa, però sono tutti casi asintomatici. E questo ci fa ben sperare, perché comunque non ci sono grossi disturbi alla salute. Si è parlato anche da poche ore anche di contagi all'interno del palazzo comunale. È una notizia che smentisce, oppure effettivamente ci sono anche dei contagiati fra dipendenti comunali? No, in realtà è il comune di Rocca Plumera quello che ha i contagi all'interno del palazzo municipale. Noi nel nostro comune abbiamo un solo caso positivo, ma non è di queste ore, ma è di qualche giorno fa, che è in isolamento, che comunque già dalla fine settimana precedente non frequentava neanche il comune, ma in ogni caso noi come sempre abbiamo proceduto nel far fare i tamponi a tutti quanti i dipendenti che erano stati ipoteticamente in contatto con questa persona, e sono risultati tutti negativi al tampone, quindi al comune non abbiamo nessun tipo di problema, ma comunque continuiamo a mettere in campo tutte quelle misure precauzionali che servono per non far espandere la pandemia. Quindi il sindaco appunto diceva che il parco è stato chiuso anche in vista dell'1 maggio, quindi per evitare situazioni pericolose. Furci, come prevede insomma quest'estate? Ma guardi, intanto il parco ho deciso di chiuderlo perché, per essere anche coerente rispetto alla scelta della chiusura delle scuole che sono frequentate dai bambini. Il parco giochi è frequentato dai bambini, quindi se non vanno a scuola è giusto che non vadano neanche al parco, quindi ho chiuso sia l'uno che l'altro, perché sono due luoghi dove si può creare anche involontariamente assembramento tra i bambini che non se ne rendono neanche conto mentre stanno giocando. Per questa ragione ho pensato a quest'estate, non so se mi sentite ancora, sì? Sì, la sentiamo, c'è stato un attimo una... Quest'estate, sì, mi era arrivata una telefonata per questo. Io in realtà quest'estate la immagino come quella scorsa, nel senso che in un momento in cui tutti pensavano che potevano esserci dei grossi problemi, in realtà io ero molto fiducioso, e lo sono anche quest'anno, proprio perché intanto è cambiato il turismo, c'è un turismo di prossimità, quindi sono molte di più le persone che dalle altre province raggiungono magari la provincia di Messina, e quindi anche la Riviera Ionica, che è stupenda, e a
anche perché i costi sono minori rispetto ad andare in altri centri magari più conosciuti, dove c'è più un turismo, diciamo, di tipo internazionale. Noi non abbiamo un tipo di turismo internazionale, anche se l'anno scorso è arrivato anche qualche turista dall'estero, però devo dire che io mi aspetto il pienone come l'anno scorso. Noi l'anno scorso abbiamo registrato dei numeri pazzeschi, era tutto affittato, i B&B, i bed and breakfast hanno lavorato benissimo, così come le altre strutture ricettive. Del resto noi offriamo un paese ai turisti pulito, con un certo decoro urbano, le spiagge attrezzate, e questo crea sicuramente un forte richiamo. Anche il fatto di che portiamo avanti la valorizzazione delle nostre tipicità rispetto alle nostre tradizioni sicuramente rappresenta un valore aggiunto rispetto ad altre mete turistiche, e quindi sono molto molto fiducioso. Bene, sindaco, allora noi ci aggiorniamo appunto alla prossima settimana per capire se appunto la situazione dei contagi è sotto controllo, insomma, se la situazione, diciamo, dovesse tra virgolette peggiorare, lei insomma ha detto che farà fare tamponi anche a tutta la popolazione, diciamo, però diciamo, al momento, come dice, non ci sono, cioè non c'è una situazione così preoccupante. Noi abbiamo sempre messo in campo tutte le misure precauzionali del caso, e soprattutto a Furci si sa, io ogni 2-3 giorni porto avanti da almeno un anno un'operazione verità, un'operazione trasparenza rispetto al Covid. Faccio sempre il punto della situazione per informare i cittadini, perché è giusto che le persone sappiano come vanno le cose. Faccio sempre il punto anche rispetto a... Noi possiamo ripartire. Un attimo. Perché è chiaro, dicevo, che noi possiamo partire e rispettiamo le regole. Ecco, se mettiamo in campo tutte le misure precauzionali del caso, sicuramente non andiamo incontro a dei problemi. Abbiamo fatto una richiesta anche all'ASP per fare uno screening su tutta la popolazione, e aspettiamo che l'ASP ci comunichi quando verranno a fare appunto questo screening, in modo tale da capire se abbiamo la situazione sempre sotto controllo, così come lo è sino ad oggi. Io ovviamente, se ho ulteriori aggiornamenti, vi faccio sapere, però credo che bisogna monitorare la situazione, essere prudenti ma non avere l'ansia, perché altrimenti trasmettiamo anche un messaggio cattivo alla popolazione, che vive sotto stress questa pandemia da un anno, ha fatto grandi sacrifici, e credo che sia giusto il momento anche di tranquillizzarli con la verità, ovviamente, anche perché sono molte le persone che stanno avendo anche dei problemi psicofisici a causa appunto del Covid, e ci sono degli aspetti sociali non indifferenti. Va portata avanti una ripresa economica, l'Italia deve ripartire, la Sicilia deve ripartire, ed è per questo che io ho sempre detto che sono contrario ai comuni rossi piuttosto che ai coprifuochi, perché non capisco perché io anche in estate, per esempio, alle 11 di sera o a mezzanotte non posso fare una passeggiata individuale sul lungomare. Non capisco perché, se i ristoranti e le attività commerciali rispettano le regole, devono subire quello che hanno subito sino ad oggi. Ripeto, vanno messe in campo tutte quelle misure precauzionali del caso, vanno rispettate le regole, va aperto tutto in sicurezza, ma dove ci sono i presupposti scientifici per aprire, va aperto. Io nei prossimi giorni, con immenso piacere, farò il punto della situazione ancora con voi per rendervi partecipe della nostra azione politica, ma soprattutto per come vanno le cose nel nostro paese, perché chiaramente la salute pubblica è al primo posto. Grazie, grazie al sindaco Matteo Francini, grazie per essersi collegato appunto anche in movimento, e ci rivediamo allora nei prossimi giorni. Grazie e buona giornata. Buona giornata. E questo era il bravissimo sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia, che salutiamo e ringraziamo per averci aggiornato sulla questione di Furci Siculo, appunto perché in questi giorni, insomma, si erano rincorse appunto delle notizie per cui si parlava appunto di un'escalation di contagi fra Furci Siculo e Nizza di Sicilia, con una situazione allarmante. E, insomma, invece Matteo Francilia ci ha detto che appunto la situazione è sotto controllo e comunque contenuta.
Lo ringraziamo appunto perché sempre ci aggiorna sulla situazione e soprattutto ci tiene chiaramente a comunicare in tutte le circostanze la vita amministrativa appunto di Furcisiculo. Adesso ci spostiamo invece a Giarre perché stamane siamo andate adesso appunto prima di spostarci a Giarre mi dicono dalla regia che c'è lo stacchetto. E appunto, come dicevo, andiamo a Giarre perché questa mattina siamo andati alla zona artigianale dove si è tenuta la presentazione di un progetto positivo, un progetto che il comune di Giarre insieme al CPA Catania 2 appunto sta svolgendo, sono all'interno del progetto Garanzia Giovani, il programma europeo appunto nato per contrastare la disoccupazione giovanile in Sicilia, favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e facilitare la collaborazione fra i centri per l'impiego e i soggetti attuatori delle politiche. E vediamo di cosa si tratta. Ci troviamo con la dirigente scolastica del CPA Catania 2, Rita Vitaliti. Oggi è stato presentato in questa zona dell'area artigianale il progetto Garanzia Giovani. In cosa consiste? Allora, la mia istituzione scolastica quest'anno si è accreditata presso l'assessorato lavoro, al Dipartimento Lavoro, come APL, per cui abbiamo ritenuto opportuno insieme all'assessore e al sindaco di Giarre di diffondere questo nostro accreditamento alle aziende sul territorio per poter inserire in percorsi di tirocinio formativo questi giovani adulti, diciamo dai 18 ai 35 anni non compiuti, in un contesto lavorativo e quindi di formazione. I signori quindi presenti hanno un attimino avuto modo di sapere quale punto di riferimento c'è sul territorio e ci siamo organizzati per poter successivamente effettuare un tavolo tecnico anche col centro per l'impiego e nuovamente il comune e il CPIA per capire l'utenza da coinvolgere. Questo è un po' il lavoro di oggi, diciamo che di disseminazione, di pubblicizzazione di quello che è il nostro nuovo accreditamento. Dario Di Mura, vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione, un progetto positivo, importante, oggi un incontro qui all'area artigianale per parlare comunque di inserimento anche nel mondo del lavoro. Sì, stiamo cercando di costruire intorno al CPIA un sistema di inclusione sia sociale che anche di sviluppo del territorio. Quindi oggi siamo qui alla zona artigianale che per noi è strategica per lo sviluppo di Giarre. Abbiamo avuto un incontro con gli operatori economici a cui abbiamo presentato una delle tante opportunità che il CPIA può dare al territorio. In questo caso si tratta di tirocini formativi nell'ambito di Garanzia Giovane. Pensiamo che questo rapporto tra le istituzioni, il territorio e quindi in questo caso gli operatori economici e chi fa attività di formazione, in questo caso il CPIA che si è anche accreditato come agenzia per il lavoro, è la chiave di volta, cioè costruire una rete per lo sviluppo, per l'inclusione degli ultimi è il modo per uscire da questa fase di grave crisi. Oggi appunto nello specifico che cosa si è in questo incontro, cosa si è fatto il punto, no? Abbiamo spiegato l'opportunità in senso stretto dei tirocini formativi di Garanzia Giovani, cioè queste 20 ore settimanali che degli studenti, anche universitari o comunque dei giovani anche esclusi da percorsi di formazione e di lavoro possono cogliere per imparare un mestiere e d'altra parte le imprese hanno l'opportunità di vedere se il giovane è valido e magari nel tempo mantenerlo. Questo ovviamente non comporta degli obblighi nel lungo periodo per l'azienda, ma speriamo di stimolare da questo punto di vista una ripresa di questo tessuto imprenditoriale. Quali sono le imprese coinvolte, le aziende coinvolte? Ma chiaramente la zona artigianale principalmente ha imprese artigiane, quindi fabbri, marmisti, questa è la serramenti, questa è anche se ci sono piccole imprese anche innovative qui presenti. E comunque ci siamo rivolti la scorsa settimana al direttore del consorzio Etnadoc perché in questa attività e quindi anche in questa opportunità vogliamo coinvolgere le imprese agricole del settore vitivinicolo del territorio. Cioè vogliamo mettere assieme tutte le eccellenze, la zona artigianale lo è e sicuramente lo sono le imprese dell'Etnadoc per dare opportunità invece ai giovani che sono ai margini del mondo del lavoro.
E questo appunto era appunto l'incontro svoltosi oggi nella zona artigianale di Giarre. E insomma, facciamo tanti auguri a chi si appresta, insomma, ad entrare nel mondo del lavoro, soprattutto in un periodo tanto delicato come quello attuale. Adesso invece cambiamo nuovamente argomento e andiamo a collegarci con Fabrizio Ferrari. Buonasera a tutti. Ferreri, grazie. Buonasera. Ferreri, sì. Scusaci Fabrizio. Nulla. Allora, buonasera, intanto grazie di aver accolto il nostro invito. Grazie a voi. Fabrizio Ferreri appunto è docente di storia e filosofia nei licei, si occupa appunto di filosofia e sociologia con interesse particolare proprio per i borghi e i piccoli comuni. Ha curato insieme ad Emilio Messina, Borghi di Sicilia, Dario Flaccovio Editore, ed è autore di Coscienza di luogo e sviluppo locale, analisi su Sambuca di Sicilia, Giuseppe Memone Editore. Fa parte della rete nazionale di giovani ricercatori per le aree interne promosso dal Politecnico di Milano, e come poeta invece ha esordito nel 2019 con Corpo a Corpo di Ladolfi Editori, ed è organizzatore insieme a Grazia Calanna, che salutiamo, del premio di poesia Paolo Prestigiacomo San Mauro Castelverde. Ma questa sera Fabrizio ci parli di questo libro che è uscito da poco, appunto il 22 aprile, diciamo che il titolo appunto è un titolo un po' diverso da quello che ci si potrebbe aspettare su una copertina: Case a un euro nei borghi d'Italia, Sambuca di Sicilia, e parla nello specifico di un esperimento riuscito, di cui appunto ha parlato anche la CNN. Sì, grazie. È un'esperienza straordinaria che il comune di Sambuca di Sicilia ha lanciato nel 2018-2019 ottenendo un successo strepitoso, ed è appunto l'iniziativa delle case a un euro, case in questo caso di proprietà dell'ente pubblico che il comune di Sambuca mette in vendita a un euro. L'iniziativa ha riscosso, come dicevo poc'anzi, un successo strepitoso sia in Italia che all'estero. E noi nel libro, appunto, insieme a tanti altri studiosi e accademici di fama, ci chiediamo quali sono i fattori di successo di questa iniziativa lanciata a Sambuca di Sicilia. Perché certamente un successo del genere, dovete pensare che il comune di Sambuca ha ricevuto più di 100.000 email da tutto il mondo con proposte di acquisto. Un successo del genere non avviene per caso, ma ha delle motivazioni dietro. E noi appunto proviamo a spiegare quali sono queste motivazioni. Perché appunto, Fabrizio, non è la prima volta, chiaramente queste case a un euro diciamo, è stato proposto in diversi borghi proprio per riprendere appunto delle case e ripopolare il borgo. Quali sono appunto invece, qual è stata la chiave del successo a Sambuca di Sicilia? Sì, Sambuca di Sicilia rispetto ad altri borghi sia siciliani che italiani che hanno lanciato in passato questa stessa iniziativa, si ricorda da apripista Salemi con Sgarbi, però lì l'iniziativa per tante ragioni, anche perché chi fa da apripista molto spesso poi deve affrontare criticità che successivamente invece è più facile risolvere. Sambuca di Sicilia, l'iniziativa delle case a un euro a Sambuca di Sicilia ha sicuramente due o tre punti di forza peculiari. Il primo, lo abbiamo detto poc'anzi, le case in vendita non sono dei privati, ma sono dell'ente pubblico, e questo rende l'iter di vendita sicuramente più veloce, più facile, più lineare e in qualche modo più garantito. L'altra grande caratteristica di Sambuca di Sicilia è che questa iniziativa non si colloca all'interno di un contesto di governo del territorio, diciamo così, destrutturato, ma questa iniziativa si inserisce all'interno di una storia, all'interno cioè di un riposizionamento
del comune di Sambuca, che nasce almeno nel 2016, quando Sambuca di Sicilia è stato nominato borgo più bello d'Italia. Da lì è partita, con premesse che si collocano anche negli anni precedenti, da lì è partita tutta una visione con delle azioni relative di riposizionamento del comune, che hanno costituito la cornice fondamentale del successo dell'attuale iniziativa delle case un euro. L'altro elemento insieme a questo, cioè una politica che non lancia questa iniziativa in maniera estemporanea, in maniera diciamo così contingente, ma all'interno di un disegno di governo del territorio coerente, l'altra caratteristica fondamentale è la comunità. Cioè questa iniziativa funziona se non resta semplicemente un'azione di carattere amministrativo burocratico. Bisogna costruirci intorno un racconto del territorio, un racconto delle risorse, delle caratteristiche, delle qualità, delle bellezze, e a Sambuca ce ne sono tante, e questo racconto deve essere in qualche modo un racconto diffuso, partecipato. E la comunità di Sambuca, sia in chi governa Sambuca, ma anche nel cittadino comune, è diventata protagonista di questa iniziativa, è diventata vettore fondamentale del racconto dell'iniziativa, e questo inevitabilmente ha contribuito al grande successo di questa iniziativa. Prima di continuare la nostra intervista, vediamo un video appunto su Sambuca. Nel punto in cui tutto si svela, prima che il sole dipinga i campi di luce, la fonte della vita accende lo specchio di un'antica memoria. Nel punto in cui uomini e terra si inseguono e giocano a nascondino, i solchi tracciano la via. La pietra amata e ricostruita si intreccia come i tralci di vite. Una passeggiata per farsi rapire nei vicoli, dentro i cortili, tra le braccia di chi accoglie l'ospite. Lo spettacolo a porte aperte. Gli sguardi ammagliati da antichi suoni e tradizioni. Gli uomini, custodi della terra e di remoti tesori, conservano la memoria ed espongono la bellezza di un luogo ritrovato. Vie naturali della valle. Sambuca di Sicilia, per una bellezza senza tempo. Sambuca di Sicilia, per una bellezza senza tempo, si legge. Questo appunto era il territorio di Sambuca, che è appunto uno dei punti di forza di questa operazione, come dicevi. Quindi alla base di questa operazione c'è appunto la valorizzazione delle risorse locali, appunto come dicevi, per una seguendo una strategia di lunga durata. Sì, è fondamentale. Questa iniziativa non è soltanto un'iniziativa di recupero del centro storico. Questa iniziativa è una vera e propria iniziativa di rigenerazione urbana. Non si parla più oggi di recupero dei centri storici, si parla piuttosto di rigenerazione urbana. Perché?
perché la rigenerazione urbana è qualcosa di molto più articolato e complesso, non ha soltanto una dimensione edilizia e architettonica, ma anche una dimensione sociale, culturale, economica. Ed è questo il punto di forza, un altro dei punti di forza di questa attività, che agisce a vari livelli, agisce certamente sul livello architettonico, perché delle case che di fatto si trovano sono case di rute, in condizioni pessime, vengono recuperate, dunque il decoro urbano sicuramente ne guadagna. Entra nuova popolazione e molti dei nuovi abitanti che acquistano casa sviluppano col territorio un rapporto che non è superficiale. Molti diventano iniziatori di attività imprenditoriali, molti diventano attori del territorio promuovendo iniziative culturali. Si crea cioè un rapporto veramente osmotico, di grande integrazione, di grande dialogo con la comunità locale, in un reciproco arricchimento. Qual è, come dicevi tu, quello che ci si aspetta da una iniziativa simile, dal lato di chi compra? Certamente ci si aspetta il recupero di una qualità della vita, dei rapporti che nella frenesia della città evidentemente si perde. Qui, in un luogo come Sambuca, è possibile recuperare una dimensione del vivere che mette al centro veramente la persona umana, ed è questo uno dei valori dell'iniziativa delle case a un euro: recuperare una dimensione del vivere che altrove è difficilmente rintracciabile o si è del tutto perduta. Esattamente, noi vediamo anche qualche commento che intanto ci è arrivato, grazie a Calanna, bellissimo, appunto si riferiva credo al video di Sambuca. Giussi Sanfratello, complimenti, molto bella. Antonio Raciti manda questa emoticon di stupore. E la nostra regia scrive: secondo lei la valorizzazione del territorio può giovare all'attività turistica in chiave di ripartenza futura dovuta alla crisi economica? Certo, è proprio questa probabilmente la strategia vincente, non solo nel breve e medio periodo, ma anche nel lungo periodo. Si tratta, davanti ai cicli della globalizzazione, si tratta di recuperare quanto caratterizza i singoli territori, non certamente in un'ottica, diciamo così, di chiusura, di rivendicazione gretta di ciò che è proprio, ma per mettere al centro quello che veramente ci contraddistingue, in un'ottica di valorizzazione delle differenze. Il turismo che punta su quanto ogni luogo nella propria identità è capace di offrire è un turismo diverso dal turismo di massa, è un turismo di qualità, è un turismo di relazione, è un turismo che suscita anche in chi lo riceve non quel fastidio del cittadino della grande città che si sente invaso, ma suscita anche un nuovo sentimento di appartenenza che a propria volta funge da combustibile per nuove iniziative anche su dimensioni che non siano semplicemente turistiche. Dunque sicuramente bisogna puntare sulle risorse locali. E poi Antonio Raciti scrive: mi sembra di intuire che un poeta, vista la precedente pubblicazione, presta la sua arte allo sviluppo socio-economico. Allora può la poesia evadere dagli schemi cui è stata relegata per imprimere energia all'economia? Questa è una domanda bellissima, perché una delle cose che stiamo provando a fare anche con la casa editrice Dario Flaccovio è ridare brio, fermento, effervescenza alle aree interne della Sicilia attraverso un lavoro sull'immaginario. Come si lavora sull'immaginario? Attraverso l'arte, attraverso la scrittura, attraverso il racconto, attraverso la fotografia, attraverso la poesia. Per rimettere al centro le aree interne è necessario che sulle aree interne si produca un racconto diverso da quello prevalente, non un racconto ovviamente non finto, non astratto, un racconto organico, interno, che metta in luce le qualità profonde di questi territori che hanno moltissimo da offrire. E l'arte è una chiave di lettura, un interprete centrale all'interno di questa narrazione possibile.
E infatti parlavi anche di fotografia e Antonio Raciti è un bravo fotografo e viaggiatore e fotografo, quindi anche lui tramite appunto l'arte, che in questo caso la fotografia, sa valorizzare appunto i luoghi che ha visitato, che ha conosciuto. Domenico Turillo scrive: in quali tempi la ristrutturazione dovrebbe essere fatta? Quali sono le possibilità imprenditoriali, agricole, visto che necessita venire apposta? Ci sono passato vicino per 40 anni, ma nulla che potesse attirare l'attenzione del paesaggio. Allora, anche questa domanda estremamente pertinente, perché il bando di vendita delle case a un euro impone come vincolo un arco temporale entro il quale effettuare la ristrutturazione. È variabile da bando a bando. Diciamo, in linea di massima, la ristrutturazione in media va completata entro i 3 anni con delle scadenze intermedie. Quindi certamente, e questo bisogna dirlo e la domanda ci dà l'occasione per farlo, chi compra casa a un euro ha dei vincoli sulla ristrutturazione. No, il processo non si completa certamente con l'acquisto. Quindi chi compra un euro poi è chiamato a fare un investimento. Sambuca di Sicilia, in particolare rispetto alle possibilità di investimento nel settore agricolo, offre grandi opportunità. È uno dei luoghi del Belice dove l'agricoltura a valore aggiunto, in particolare in biologico, ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo più forte. Vi sono delle cantine molto importanti sul territorio e diciamo le condizioni pedoclimatiche e morfologiche del territorio si prestano a un'impresa di carattere agricolo. E alcuni di quelli che si interessano a queste case un euro a Sambuca di Sicilia proprio nel settore agricolo si sono impegnati, e non a caso una delle aziende più importanti vitivinicole che opera attualmente a Sambuca proviene da fuori, appunto perché il territorio è molto attrattivo sotto questo punto di vista. Intanto leggevo, abbiamo risposto quindi anche a Domenico Turillo che intanto esattamente sì esattamente. Scriveva sì intorno al lago Arancio. Esattamente, il lago Arancio è uno dei luoghi di Sambuca di Sicilia intorno al quale si sviluppano le maggiori estensioni di vita del territorio, ed è un luogo particolarmente indicato per questo tipo di cultura. Fabrizio mi diceva appunto che il libro è stato, Domenico Turillo completa, bellissima zona di produzione. Esattamente, esattamente. Il libro è stato realizzato con la partecipazione anche di altri accademici e infatti ci sono diversi punti di vista nel libro. Sì, c'è il punto di vista di Maurizio Carta, professore dell'Università di Palermo, che ci offre una particolare visione sui borghi e sulle aree interne, in che modo intendere questi borghi e queste aree interne in rapporto alla città. C'è il punto di vista di Barbara Lino, che raccoglie anche le testimonianze di alcuni di questi nuovi compratori. C'è la testimonianza di Filippo Grasso. Barbara Lino insegna all'Università di Palermo, Filippo Grasso insegna all'Università di Messina. Filippo Grasso affronta questa iniziativa dal punto di vista turistico, soffermandosi in particolare sul turismo di radice, ovvero sia questa tendenza estremamente promettente che riguarda coloro che vivono all'estero, sono nati nel territorio, ad esempio in un territorio siciliano, e appunto vogliono tornare o possono tornare nell'arco dell'anno nel territorio d'origine, e quindi alimentano un turismo di ritorno che certamente può essere certamente volano per l'economia. Abbiamo anche il contributo del professore Vanni Resta, che racconta un'iniziativa molto interessante
di progettazione europea che si è sviluppata intorno a questa iniziativa delle case un euro. Insomma, il libro offre diversi punti di vista su questa iniziativa. È un libro che ha certamente un suo rigore scientifico, ma anche una sua facilità di lettura. È un libro che è pensato per tutti, sia per l'amministratore locale che domani vuole lanciare un'iniziativa simile nel proprio territorio, ma anche per il cittadino che in questo momento si sta chiedendo: compro o non compro una casa un euro? E magari grazie al libro deciderà di comprarla, e perché no, proprio a Sambuca di Sicilia. E c'è quindi anche un'indagine appunto antropologica, quindi nel libro, un punto di vista che oltre a sociologico anche antropologico. Certo, c'è il racconto di una comunità, perché come dicevamo all'inizio, il racconto è il racconto è un elemento vincente di questa iniziativa, e a raccontare è la comunità. Dunque la comunità non è un recettore passivo di questa iniziativa, ma è un elemento che svolge un ruolo protagonista, e dunque vi è, nella fattispecie me ne occupo io, un capitolo dedicato appunto allo studio del ruolo della comunità sambucese nel successo di questa iniziativa. Grazia Calanna scrive: qual è stata ad oggi la risposta? Quante case sono state acquistate? Sono state acquistate tutte le case messe a bando, erano 17, ma possiamo annunciarlo, visto il grande successo di questa iniziativa, il Comune di Sambuca di Sicilia sta pensando di replicare l'iniziativa mettendo al bando altre case. È stata talmente ampia la richiesta che crediamo tutti, e in primo luogo il Comune di Sambuca di Sicilia, che sia opportuno ripetere questa iniziativa con altre case messe a bando. Quindi tenetevi desti, perché tra poco ci sarà un altro lancio. E infatti Grazia commenta: fantastico, magari sta pensando di acquistare chissà una casa a Sambuca. Glielo auguro. Infatti, Domenico Turillo scrive: bellissima iniziativa, necessita che il Comune si proietti, così come sta facendo con questa intervista, nella società giovanile delle grandi città. Non pensa che le iniziative del terzo settore, se in condivisione della sua iniziativa, possa proporre vino eccezionale? Certo, il terzo settore, le imprese sociali, soprattutto quando sono promosse da giovani, possono certamente essere un grande elemento propellente di questa iniziativa. Non a caso in certi bandi si fa anche selezione anagrafica rispetto ai partecipanti, perché è chiaro che immettere nel proprio territorio popolazione giovane, che è la popolazione più dinamica e quella che è più incline a cogliere le opportunità economiche che il territorio offre, può essere un ulteriore valore per il territorio. In particolare sul vino, sul biologico, a Sambuca di Sicilia opera il biodistretto Borghi Sicani, che mette insieme non solo la filiera del vino, ma anche quella dell'olio, del grano, quella dei formaggi, e nell'integrazione tra queste filiere si sono generate nuove opportunità economiche che soprattutto giovani locali e giovani che sono ritornati a Sambuca per fare impresa hanno prontamente colto. C'è qualche altra iniziativa simile che ha in programma, che ha in cantiere, che insomma sarà di prossima uscita? Sì, nel mese di luglio di quest'anno, sempre con la Dario Flaccovi Editore, saremo in libreria con un altro volume che si sofferma sulle aree interne, ed è proprio un racconto delle aree interne, sia fotografico ma anche testuale. La cosa interessante è che sia i testi sia le foto provengono da abitanti dei luoghi presenti nel libro. Quindi raccontiamo questi territori non con un approccio esterno, non dall'alto, ma dando parola attraverso gli occhi di chi questi territori li vive abitualmente. E abbiamo anche valorizzato su ognuno di questi territori, saranno circa un centinaio, un personaggio locale del passato,
artista, poeta, letterato, politico, intellettuale in senso ampio, che oggi è quasi dimenticato e che grazie a questo libro invece noi proviamo a riportare a galla, in modo tale che le diverse comunità possano riappropriarsi anche di questo sapere. È importante farlo perché un'identità locale non è soltanto un'identità visiva, di luoghi, di elementi tangibili, ma anche di sapere, anche di personaggi, anche di storie, e recuperare tutto questo bagaglio è assolutamente decisivo per rilanciare questi territori che molto spesso hanno una fragilità, hanno una tenuta sociale e culturale che va sgretolandosi. Quindi agire su questo livello significa agire sulla tenuta delle società locali. Certo, ho letto come sì, il nostro regista Salvo Faro ci scrive, e come ad esempio Verga con Vizzini, appunto. Salvo è uno studioso di beni culturali, quindi è interessato particolarmente all'argomento. E su, proprio su Vizzini abbiamo recuperato, perché Verga lo conoscono tutti, anche i vizzinesi lo vivono quotidianamente, ma su Vizzini c'è un autore del Novecento, dal nostro punto di vista eccezionale, pochissimo conosciuto, a cui noi abbiamo dato spazio in questa pubblicazione. No, non svelo il nome, lo andrete a scoprire comprando poi a luglio il libro. A luglio, infatti. Domenico Turillo, sarò lieto come presidente dell'associazione ODV di invitarla a Fiume Freddo di Sicilia per farci conoscere in modo più approfondito la sua iniziativa. L'associazione, con molto piacere. Un'associazione ambientalista, sì. Con molto piacere, invito il raccolto e ringrazio moltissimo Domenico. Bene, Fabrizio, credo insomma che abbiamo un po' snocciolato tutti quanti gli argomenti, abbiamo incuriosito abbastanza per il libro, che ci ricordi dove si può trovare. Il libro si trova naturalmente online su Amazon, sul sito della casa editrice Dario Flaccovi Editore, ma soprattutto vi dico io in libreria, in tutte le librerie italiane, non soltanto in Sicilia, ma anche nelle altre regioni. Quindi andate in libreria, comprate questo libro, non vi fermate al libro, comprate anche una casa ad un euro in Sicilia o a San Buca di Sicilia. Esattamente, insomma, comprate il libro e una casa ad un euro, dato che insomma ci sarà questa prossima iniziativa e sarà possibile appunto acquistarla, approfittarne. Infatti vogliamo brevemente accennare anche al concorso appunto che abbiamo detto prima durante appunto la presentazione al concorso insieme, organizzato insieme a Grazia Calanna. Certo, sono molto felice di lavorare con Grazia su questa iniziativa, un'altra iniziativa che in fin dei conti si colloca sempre in questo contesto di rivitalizzazione dei borghi delle aree interne. A San Mauro Castelverde, che è un bellissimo borgo sulle Madonie, io e Grazia abbiamo ripreso questo premio Paolo Prestigiacomo. È un premio per la poesia edita, c'è ancora tempo per partecipare perché il premio è aperto, scade il 15 giugno 2021, quindi avete ancora un mesetto e qualcosa di più. Poesia edita, quindi 15 giugno 2021, e insieme al premio, e questa è una novità quest'anno, io e Grazia organizzeremo la sera prima, saremo ad agosto del 2021, una sorta di stati generali della poesia di Sicilia, un momento di incontro, di occasione per tutti coloro che in Sicilia si occupano di poesia, per fare un po' la radiografia alla poesia siciliana, per capire lo stato di salute della poesia siciliana. Siete quindi tutti invitati a San Mauro Castelverde nel mese di agosto. Se volete maggiori informazioni sul premio e su questa giornata di incontro, visitate il periodico online di cui Grazia è direttrice e fondatrice, Grazia Calanna, L'Estroverso. Lì troverete tutte le informazioni necessarie per partecipare sia al premio che alla giornata di studi.
Perfetto, quindi sull'estroverso, lo ricordiamo, quindi possiamo trovare informazioni più dettagliate per il premio di poesia Prestigiacomo. Paolo Prestigiacomo, esattamente. Paolo Prestigiacomo. E questa giornata, insomma, che si preannuncia veramente interessantissima e che sarà ad agosto. Grazie, sì, sarà a fine agosto di quest'anno. Ancora non abbiamo la data precisa, però insomma la stabiliremo a breve. Bene, saremo felici insomma di parteciparvi a questo punto e di seguire insomma questi appuntamenti che sicuramente sono positivi per tutti. Allora, grazie a Fabrizio Ferreri, grazie per essere stato con noi, lo ritroveremo sicuramente e insomma grazie per averci raccontato un po' di questa iniziativa di San Buca di Sicilia e di tutte le altre che insomma hai in cantiere. Grazie a te Rita, grazie al Punto Web. Ci rivedremo sicuramente. Grazie a Fabrizio Ferreri e colgo appunto l'occasione anche per salutare Grazia Calanna. Saluto buona anche serata. Io gli ascoltatori, grazie a tutti gli altri, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. E adesso stacchetto e poi andiamo avanti con un altro ospite. Rifrangenza è il primo libro di Giovanna Criscuolo e Filippo Di Mauro, un thriller psicologico che vi terrà col fiato sospeso. È possibile acquistarlo sul sito www.aliribelli.com o su Amazon in versione cartacea o ebook. Andiamo adesso a collegarci con il presidente del comitato di Croce Rossa di Fiume Freddo di Sicilia, Jacopo Buonasera Andò. A tutti. Buonasera, grazie, Jacopo. Rita. Grazie a te per aver accettato il nostro invito e con te volevamo un po' parlare appunto di come Croce Rossa abbia dovuto affrontare in questo anno di pandemia delle situazioni delicate. Nonostante ciò, chiaramente i volontari non si sono fermati, hanno continuato a svolgere l'attività sul territorio, anzi un'attività incrementata notevolmente che ha dovuto anche affidarsi a dei volontari temporanei. Ecco, parliamo brevemente di questo intanto. Sì, allora, durante quest'anno intanto, come un po' tutti, ci siamo trovati spiazzati dalla pandemia perché non sapevamo contro questo, diciamo, questo mostro invisibile cosa stavamo andando a fare. Però non ci siamo lasciati andare e siamo ripartiti, abbiamo riorganizzato per quanto possibile le nostre attività con tutte le accortezze del caso, come le mascherine, guanti, gel, il distanziamento, tutto quello che ormai abbiamo imparato a fare. E anzi abbiamo aumentato le attività che proponiamo, allargandoci anche a Calatabiano con la consegna dei farmaci. Ma soprattutto, secondo me, la cosa più importante è stata continuare con i trasporti sanitari, perché molti non sapevano più come muoversi, non riuscivano più a muoversi, soprattutto gli anziani, ma anche chi è in difficoltà per altre patologie, e quindi abbiamo puntato molto anche su questo. Sì, come dicevi tu, abbiamo aperto, grazie a una proposta del Nazionale, le iscrizioni anche ai volontari temporanei, che per fortuna temporanei non saranno ancora per molto, perché stanno partecipando quasi tutti al corso base che è cominciato mercoledì. Grazie a loro che per forza di cose magari sono riusciti ad avere più tempo libero perché non hanno più potuto lavorare, abbiamo coperto molti più turni e a tutti gli effetti loro sono stati parte integrante e parte fondamentale di questa associazione. Vedevamo appunto scorrere delle foto delle attività che si sono continuate a svolgere. Questa è quella dell'attività del pronto farmaco che da anni appunto c'è a Fiume Freddo di Sicilia e che adesso è stata estesa anche a Calatabiano.
è un'attività fondamentale per la comunità, come dicevi, per gli anziani soprattutto, che magari a volte sì, sono... Sì, perché giustamente abbiamo basato la lotta alla pandemia sul distanziamento sociale, che è una cosa triste, difficile, però purtroppo forzata. E quindi gli anziani, che sono quelli più a rischio, di conseguenza si sono chiusi in casa. Se già prima avevano difficoltà nello spostarsi, in questo caso è diventato quasi impossibile. Come potete vedere anche dalle foto, abbiamo continuato nei trasporti, abbiamo tentato in tutti i modi, anche attraverso le raccolte alimentari, le raccolte di vestiti, di supportare la popolazione, che in questo periodo ovviamente è in forte difficoltà più di altri momenti. E devo dire che la risposta delle comunità di Calatabbiano, di Fiumefreddo, ma anche al di fuori del nostro territorio, è stata ottima. Infatti in questo corso base devo dire che ci sono molti ragazzi che non sono del territorio di Fiumefreddo e Calatabbiano, che però, se da una parte vogliamo, mi preme sottolineare il fatto che loro si vogliono mettere in gioco, dall'altra, con un pizzico di orgoglio, voglio dire che viene ricambiata quella fiducia che noi cerchiamo di esprimere nelle nostre attività, cercando di essere impeccabile o quasi, per quanto noi siamo comunque dei volontari, però cerchiamo di tenere alto il livello del servizio, di qualunque servizio sia, che sia una consegna farmaci, che sia un trasporto, che sia una distribuzione di beni alimentari, ecco. Perché poi anche il trasporto, la consegna farmaci è occasione anche di contatto con persone che magari appunto passano molto tempo da sole, e quindi in qualche modo anche insomma uno scambio. Guarda, la cosa che più mi ha colpito, ma che facendo attività è facile che ti succeda, che capiti, è il fatto che tanti anziani o comunque delle persone chiuse in casa non vogliono che tu te ne vada. Cioè, tu magari ti fermi lì davanti alla porta a una certa distanza, giustamente, o eviti di entrare proprio per evitare di essere anche vettore di questo virus, e loro magari ti raccontano quello che hanno fatto durante la giornata, o cosa hanno cucinato, di cosa hanno bisogno, anche le loro paure, cercano di sfogarsi perché magari hanno avuto pochi contatti. E noi, nel nostro piccolo, anche se non siamo psicologi, anche se non siamo assistenti sociali, però almeno cerchiamo di ascoltarli per quanto possibile. Sì. E parlavi appunto, Jacopo, del corso che è partito proprio mercoledì e che quest'anno vede una modalità particolare. Poco sì, incompleta, diciamo, per chiaramente un corso base. Come si sta svolgendo? Allora, intanto mi preme dire che noi, come chi ci conosce sa, ci piace il contatto, quindi ci piace conoscere personalmente chi si candida a diventare volontario dell'associazione, ci piace condividere esperienze in presenza. Però purtroppo i tempi li conosciamo, e quindi anche noi ci siamo adattati facendo dei corsi. Il corso che abbiamo adesso avviato è interamente online. Sono 8-9 lezioni, ci sarà anche un piccolo esame finale, perché ci teniamo molto che le nostre nozioni passino e che siano capite, ma anche discusse dai volontari o da chi è intenzionato a entrare in questa realtà. In questo corso abbiamo cominciato a parlare della storia della Croce Rossa, che si avvia verso i 160 anni, infatti dal 2 al 9 maggio ne approfitto per dire che è la settimana internazionale della Croce Rossa, e quindi ci saranno diverse celebrazioni. Noi nel nostro piccolo consegneremo la bandiera alle amministrazioni comunali che la terranno esposta, e poi faremo dei post a tema sui nostri social. Poi soprattutto in questo corso parliamo dell'emblema e di quanto molto spesso venga strumentalizzato, ne venga fatto un uso sconsiderato. Parleremo ovviamente del primo soccorso, del BLS, quindi quelle piccole cose, che non siamo supereroi, ma quelle piccole cose, quei piccoli accorgimenti che però possono essere fondamentali in un'ottica di soccorso. Non siamo, lo voglio sottolineare, non siamo supereroi, però con un piccolo comportamento, mantenendo anche la calma e facendo
con una giusta procedura si possono fare anche dei soccorsi importanti. E poi ovviamente parliamo anche dei principi che caratterizzano la nostra associazione, che sono i pilastri dal quale, dai quali parte la nostra azione. Sì, i sette principi chiaramente di Croce Rossa, e parlavi di nozioni che ecco, tutti magari dovremmo conoscere, come magari le manovre di disostruzione, soprattutto di disostruzione pediatrica, o il BLS, come dicevi. Vuoi accennare brevemente di cosa si tratta? La catena del soccorso, non voglio scendere proprio nei dettagli, anche perché non sono la persona più adatta magari a parlare di questo, però la catena del soccorso è fatta di tante fasi. Prima bisogna tenere la propria sicurezza, controllare la propria sicurezza, perché se io divento un'altra persona da soccorrere, ovviamente creo soltanto un ulteriore problema ai soccorritori. Poi una parte fondamentale del soccorso è fare una chiamata, perché appunto io posso essere bravissimo a fare il massaggio cardiaco, la disostruzione o quel che sia, ma avrò sicuramente bisogno di un supporto sanitario, di un supporto medico, quindi fare una chiamata corretta, con i giusti tempi, spiegando la situazione, è fondamentale. E poi fare appunto quelle poche accortezze che, se uno non conosce il massaggio cardiaco, ma durante, non lo so, mi viene un esempio, durante un attacco epilettico, che non si può fare sostanzialmente nulla, e si allontanano gli oggetti che possono essere pericolosi per l'infortunato, ecco, già quello può essere un buon modo per riuscire a limitare il danno. Ma potrei fare centinaia di esempi. Ovviamente sono dell'idea che la popolazione debba conoscere il BLS, quello laico, cosiddetto laico, cioè appunto per la popolazione, perché sono, e lo ripeterò ancora una volta, perché sono piccolissime cose, piccolissimi cenni medici e procedure che possono salvare le vite. E se leggiamo le notizie in giro, effettivamente tante vite sono state salvate. Ripeto, non siamo supereroi, ma si possono fare tante piccole cose. E infatti accennavi alla settimana appunto di Croce Rossa, che cade a maggio. Sì, in concomitanza con l'8 maggio, che è il compleanno del nostro fondatore Henri Dunant, che vedendo una guerra che ci coinvolge, cioè la seconda guerra d'indipendenza italiana, vedendo tutta la strage che c'era stata, i numerosi feriti, la gente, le donne del posto che si organizzavano per quanto potevano nel soccorrere feriti, che fossero austriaci, che fossero italiani o comunque di ogni schieramento, a lui scattò questa idea che bisognava creare un'organizzazione che non avesse né colore politico né legame con lo Stato, e che soccorresse tutti. E da lì ha cominciato a scrivere ai vari capi di Stato dell'epoca, dal 1860 in poi indicativamente, ed è riuscito nel suo intento, cioè fondare questo movimento internazionale che è la Croce Rossa, che viene celebrata appunto nella settimana che copre il suo compleanno. E voi poi, dopo, tornando al corso, dopo dicevamo che questo corso sarà appunto online, ma ci sarà poi un momento in cui queste manovre, insomma delle giornate in cui si potranno poi approfondire in presenza? Sì, il corso prevede, dopo questa parte teorica, un piccolo esame, e da qui comincia il tirocinio, quindi tutti i volontari che, mi piace sottolineare che siano 24, che è un numero abbastanza importante, faranno le attività del comitato, vedranno quindi magari quell'attività a cui sono più portati o un'altra a cui hanno meno interesse, e finito questo ci organizzeremo in un secondo tempo, quindi in una seconda parte del corso, per magari organizzarli in piccoli gruppi per fare delle prove pratiche sui manichini per il BLS, per la disostruzione, perché ovviamente queste manovre non si possono teoricamente sì, si possono imparare, ma ovviamente in pratica è tutta un'altra cosa, come ben sappiamo. E Giusy Sanfratello ci scrive: qual è l'età minima per entrare in Croce Rossa? L'età minima per entrare in Croce Rossa è 14 anni, ovviamente con delega dei genitori.
e si può, e l'età massima credo non sia contemplata, qualunque età si può entrare, 14 anni in su. E in chiusura, Jacopo, diciamo come anche chi voglia sostenere il comitato, le attività del comitato, come può fare? Allora, intanto, come potete vedere anche sullo schermo, comincia il periodo della dichiarazione dei redditi. Il 5 per 1000, ormai penso lo sappiamo tutti a memoria, non costa nulla, serve solo mettere il codice fiscale in questo caso del comitato, e una firma, e a noi non cambia sostanzialmente nulla, però se tutti insieme contribuiamo può essere un piccolo introito per il comitato che ci permette banalmente di mantenere l'automedica efficiente, comprare il materiale sanitario, pagare l'affitto, la luce e quel che serve sostanzialmente a portare avanti questa associazione. E ricordo per chi magari non lo sapesse che siamo tutti volontari, non abbiamo dipendenti e perciò non percepiamo nessun tipo di stipendio, nessun tipo di emolumento. Tutto quello che ci entra è per donazioni dei privati o come in questo caso per il 5 per 1000. Quindi sostenere con queste piccole cose questa realtà è questo. Cioè quando vedete i nostri volontari sul territorio a Fiumefreddo, a Calatabiana, a fare una qualunque attività, sappiate che dietro c'è il finanziamento dell'anziano a cui abbiamo portato magari il farmaco. Infatti, bisogna sottolinearlo perché non sempre è scontato, perché magari non tutti lo sanno. E, diciamo, mandiamo anche i vostri, cioè come rintracciarvi. Sì, potete contattarci se per trasporti, per informazioni, per i corsi base, per qualunque cosa possiate avere bisogno di Croce Rossa, potete contattarci al numero di comitato che potete vedere, oppure noi siamo presenti sui social e anche abbastanza attivi, e poi anche tramite email. Abbiamo anche il numero WhatsApp, quindi chi magari non vuole fare una chiamata, chi vuole essere un po' più discreto, vuole mandare un WhatsApp, noi ovviamente questo numero è a uso esclusivo di servizio, quindi ci sarà la massima riservatezza e potete chiamare tranquillamente per qualunque esigenza, ecco. Bene, intanto forse è arrivata anche un commento o una domanda. No, da Salvatore Caltabiano, che forse, ok, fare il volontario fa vedere la vita sotto un'altra prospettiva, siete dei grandi e grazie per tutto ciò che fate. E insomma, questo mi pare una bella cosa. Posso aggiungere semplicemente che si entra in delle realtà che magari sì, sappiamo che ci sono persone che non stanno bene, magari sappiamo che ci sono persone che difficilmente arrivano a fine mese, ma con Croce Rossa non ci sono filtri, se lì e la persona che si mette a piangere davanti a te, ti vuole abbracciare, ti vuole ringraziarti in qualunque modo, cioè sono emozioni che vivi direttamente in prima linea senza alcun tipo di filtro. E nel nostro piccolo a Fiumefreddo, così come in una realtà più grande, magari viene in mente un terremoto all'Aquila in cui siamo stati presenti, per fare un esempio. Quindi è un'esperienza che ti coinvolge pienamente. Sì, diciamo che lo posso confermare. Assolutamente. Bene, Jacopo, allora noi siamo contenti di sapere, insomma, di aver avuto questo aggiornamento chiaramente sulle attività del comitato di Fiumefreddo. Peraltro tu sei presidente anche da relativamente poco. Mi piace dire che sono presidente da quando c'è la pandemia, perché da poco più di un anno che sono presidente. Quindi, insomma, sei entrato in un periodo, entrato in carica in un periodo anche complicato. Sì. E quindi, insomma, grazie per quello che fai e che fanno tutti i volontari. E ti facciamo tantissimi auguri. Grazie Rita per l'opportunità. E se per qualunque cosa la Croce Rossa c'è, sia a livello di Fiumefreddo, sia in tutta Italia, ecco. Sì, è sicuramente anche un emblema riconoscibile che ci fa sentire sicuri e protetti. Grazie, grazie a Jacopo, presidente del Comitato Locale di Croce Rossa di Fiumefreddo di Sicilia. Grazie e buona serata. Buona serata a voi. E adesso stacchetto e poi ultima parte del nostro programma. We'll be right back.
prima parte del nostro programma è dedicata allo sport locale, torna dopo un po', non lo vedevamo da un po', il nostro giornalista sportivo Alfio Grasso, pronto a farci il punto sportivo. Mi emoziono, buonasera a tutti, ciao Rita, ciao Salvo in regia, mi emoziono non poco, dopo tanto tempo, poi vestito anche di rosso, sembro Babbo Natale fuori stagione, in realtà no. Ci porti buone notizie, spero. Ma sì, fondamentalmente sì, buone notizie, perché lo sport locale si sta ovviamente basando e fondando sulle ottime prestazioni del Giarre Calcio in eccellenza, che è primo, continua a essere primo, ha avuto una bella striscia di risultati, ben 7 vittorie consecutive, che per chi mangia di sport sa comunque non essere mai un risultato scontato. Nell'ultima partita, l'infrasettimanale di mercoledì scorso, di questo mercoledì, è arrivato un pareggio che comunque non guasta per niente le cose. Ecco, diciamo che a due partite dalla fine di questa eccellenza raggruppata, no, striminzita, liofilizzata, il Giarre è davvero in un'ottima posizione per chiudere prima, anche se questo non significa nulla, perché poi ci sarà tutta una questione di playoff. Brevemente lo ricordo, ci saranno dei playoff, parlo fondamentalmente solo di quelli che riguardano il Giarre, per chiudere, per sbrigare, per brevità, ci saranno dei veri e propri playoff tra le prime 8 classificate nell'eccellenza, dopo 10 giornate, ripeto, ne mancano 2 all'appello. E a quel punto la vincente di tutti questi playoff, quindi chi rimarrà, ecco, alla maniera di Highlander, chi rimarrà tra queste 8, di queste 8 sarà effettivamente la vincitrice del campionato di questo disgraziato anno, anche sportivo, non solo sanitario, come sottolineato prima dal presidente fiumefrentese della Croce Rossa, e verrà promossa in Serie D, che è la serie superiore, ultima serie nazionale, ma comunque serie nazionale, e soprattutto, ecco, sottolineiamolo, non è detto che a vincere sia la prima in classifica, ma noi da Giarresi ce lo auguriamo. E passando alla pallacanestro, parlando di sport, prendo al volo l'assist che dà la regia, o forse io do l'assist alla regia, non lo so, diciamo, la cosa è molto molto relativa, un po' di auto, no, di autopubblicità, perché Giarre non è solo calcio, è anche pallacanestro e pallavolo, ma in questo caso è anche pallacanestro, perché il basket Giarre, lo sappiamo, non ne abbiamo parlato, no, nella ultima mia apparizione qui al punto web ne abbiamo parlato, il Giarre, esatto, il anche Giarre, quella luce, Alfio, che ti illumina un po' di apparizione, ma è normale, perché guarda con i potentissimi mezzi tecnici della mia stanza, guarda, se io spengo non mi vedo più, quindi capisci che io faccio anche questo effetto, no? A parte i mezzi sono mezzi, dicevo, il basket Giarre ha rinunciato alla sua Serie C, ma c'è la, come la chiamano loro, la seconda prima squadra, ovvero quella che si chiama Centro Pallacanestro Giarre, ma praticamente non è altro che l'under 18 del basket Giarre, che appunto comincerà il proprio campionato questo sabato con diretta sulla pagina del basket Giarre e sulla pagina di GS Produzione Video. Perché appunto ce la facciamo in famiglia, nel senso che saranno i bravissimi registi che già, no, di GS Produzioni Video, che già ti aiutano qui al punto web, aiuteranno il basket Giarre e me, esatto, il basket Giarre e me, a fare la diretta di questa partita e di tutte le partite in casa. Perché lo sottolineo? Perché in questo campionato di promozione appartiene anche, fa parte, insomma, parteciperà anche la Libertas Fiume Freddo, la Libertas Basket Fiume Freddo, quindi diciamo ci sarà anche modo, considerando che comunque le squadre partecipanti sono soltanto 4,
Libertas Basket Fiume Freddo, Centro Pallacanestro Giarre, PGS Sales Catania, Pallacanestro Agi Bonaccorso, ci sarà anche modo, no? Diciamo, c'è questa sorta di derby ionico tra Fiume Freddo e Giarre, quindi ci sarà anche modo di diciamo, campanilisticamente parlando, ci sarà anche modo, una sorta di derby in casa, punto. Un derby in casa, punto web, no? Tra me e te, insomma, con i ragazzi di GS Super Partes. Però è bello, è Super Partes. Quindi vediamo anche la pallacanestro, ripeto, ha subito, tutti gli sport hanno subito, no? Questo anno disgraziato. Insomma, quindi speriamo, insomma, di ripartire alla grande a questo punto. Ma sì, ma sicuramente noi lo faremo, perché già, sai, le telecronache in diretta sui social sono in questo momento un po' come fai tu già da praticamente un anno con il punto web. È un ottimo modo, magari per alcuni palliativo, ma è un ottimo modo per ritornare, per far tornare le persone a guardare qualcosa che li stacchi, no? Abbiamo sempre paragonato lo sport, io personalmente ho sempre paragonato lo sport all'arte, al cinema, al teatro, perché sono di quelle cose che tu, se le sai vivere, ovviamente, no? Perché se esci fuori a spaccare nel nome della tua squadra le vetrine, non sei un tifoso, sei un cretino. Però dico, è un modo per svagare, no? da questi momenti particolari. Quindi ben vengano le dirette, speriamo bene a prescindere per i risultati. Però c'è anche la pallavolo. Tu giocavi a pallavolo, Rita? Hai mai giocato a qualcosa? Io non te l'ho mai chiesto. No, diciamo che non amo molto questi sport. Questi sport. Vabbè, diciamo che sport. Questi sport, perché altri sport con le sport con le palle. No. Diciamo tipo no, briscola, diciamo, carta, stesse cose così. Esatto. No, a parte gli scherzi, no. La palla è ritmica, l'ho utilizzata, quindi voglio dire. Hai visto? A scuola la Ferrari a volo, quindi. No, La Ferrari? Intanto ho visto già un messaggio. Salvo, mettilo subito in onda. Ecco. Eccolo qua, Rita ama il parapendio. Rita ama il parapendio. Sì. Esatto, cercavano di farmi fare anche questo, ma diciamo che, insomma, vista la tua presenza in loco da persona viva, credo non ci siano riusciti a farti fare il parapendio. No, ancora no. Comunque, tu parlavi della palla ritmica, vedi che in questa, la scorsa settimana, la Ferrari a 30 anni suonati ha vinto una medaglia alle Olimpiadi, ovviamente, ai campionati, se non sbaglio, europei di atletica. Quindi voglio dire, poi tu che hai più o meno quell'età, diciamo, certo, più o meno quell'età, mai dire mai. No, però, assolutamente, vabbè. Quello mai. Bene, se c'è qualcuno con la palla ritmica, gliela presti per fuori, così facciamo vedere le cose. Ma volevo chiudere. Se ancora ce l'hai. No, volevo chiudere il fatto, no? Prima dicevo, non è solo calcio o basket, ma è anche pallavolo, anche perché pure la pallavolo, vedi, noi siamo in una zona, soprattutto per chi è di fuori, magari non ci crede, ma noi siamo una zona che siamo ricchi di sport come zona ionica. È un altro sport che accomuna Giarre e Fiume Freddo è sicuramente la pallavolo, con la Costa Dolci Papiro per quanto riguarda Fiume Freddo e i siciliani New Image per quanto riguarda Giarre. E anche loro stanno, come si dice in gergo, marciando bene, perché comunque la New Image del presidente Antonello Sorbello nel suo mini girone è arrivata terza e adesso dovrà fare altre due partite per capire se riuscirà a passare effettivamente alla fase successiva, e alla fine il Papiro Volley sta facendo il suo in Serie B maschile. Quindi voglio dire, siamo veramente veramente ben coperti, come si dice in questi casi. Quindi ben vengano queste
queste realtà, se da un lato, personalità più magari di spicco, più conosciute, dal lato gerrese c'è Antonello Sorbello, Nunzio Currenti per quanto riguarda il lato fiume freddese, che per la precisione è terza anche lui nel suo mini girone, il girone L1 di B maschile, quindi dai, dai, siamo ben coperti, qualche soddisfazione ce la possiamo ancora togliere. Bene, io ringrazio Alfio Giuseppe Grasso per questo punto sportivo. È arrivato un altro commento, infine. Sì, sì, che sei. Giuseppe, sì. Faro, facciamo un appello. In questi casi, allora, tu hai dato sempre, giustamente, e di questa cosa credo che tutti te ne debbano dare atto, hai dato sempre spazio a chiunque per fare i propri appelli rigorosamente seri e serissimi, per i quali soprattutto uno non me ne vogliono gli altri, ma per quanto riguarda la piccolina con i problemi che tutti sappiamo, spero quanto prima che possano sempre andare a migliorarsi. Io ne faccio uno per una volta stupido, non serio e faceto. Raccogliamo delle firme per provare davanti a tutti le grandi doti. Sì. Guarda, si è pure staccato l'audio. No, dico per chiudere la stagione, sì, non l'hai staccato apposta. No, io non sono in regia, lo sai, quindi io non c'entro. Facciamo una raccolta firme, così tu ti metti a ballare davanti a tutti per chiudere la stagione. Ah. Mi sembra il minimo. Ma sì, e per chiudere proprio. Per chiudere in bellezza, definitivamente, proprio tutto per mettere il punto, esatto, proprio punto e basta. Bene, io ringrazio Alfio Grasso e la sua simpatia, chiaramente, che sempre ci fa anche sorridere. Una simpatia che fa piangere, credo che faccia un po' schifo. infatti. Quindi ricordiamo l'appuntamento di domani sera con certo, con dalle 19 appunto. Dalle 19 sulla pagina del Basket Jar e sulla pagina di GS Produzioni Video, la telecronaca live di Basket Jar Pallacanestro Aci Bonaccorsi, quindi con la mia soave voce e l'altrettanto soave regia dei GS. Perfetto, grazie ad Alfio Giuseppe Grasso e alla prossima apparizione a questo punto. Certo, con tanto, aspetta, te la rifaccio di nuovo, okay. La missione come si deve, visto? Esatto, grazie e buona serata. Ma figurati, grazie a te, arrivederci a tutti, ciao ragazzi regia, ciao Rita. Io intanto saluto anche Salvatore Caltabiano che mi scrive Rita Poliedrica. Adoro, grazie per questo sostegno, insomma, che arriva sempre. Ebbene, io in chiusura, stavolta voglio farmi anche un pochino i fatti miei e tengo molto a fare degli auguri particolari, perché oggi è un giorno particolarmente importante per me, per il mio gruppo di amici con cui che diciamo abbiamo vissuto questo anno lontani però sempre vicini, perché non passa giorno chiaramente in cui noi non ci sentiamo. Allora tutti insieme volevamo fare gli auguri di buon anniversario a Rosario e Cettina, che oggi fanno appunto 3 anni di matrimonio, e questo per noi diciamo è un momento particolarmente emozionante, perché ci ricorda quel matrimonio di 3 anni fa che abbiamo vissuto con grande gioia. E gli auguri arrivano da me chiaramente, poi arrivano da Paola e Felice, da Giusi, da Giuseppe, da Luana e Daniele, da Cristina e da Gennaro. E auguri, peraltro quest'anno è un anno speciale per Rosario Caruso e Cettina Gambacurta, e noi ragazzi vi auguriamo chiaramente di essere sempre felici come
quel giorno e come oggi, perché veramente vi meritate questo augurio, perché siete comunque delle persone positive e c'è bisogno di positività, c'è bisogno di essere così come siete voi, veri, semplici e delle bellissime persone. Quindi tanti auguri da noi, dal gruppo appunto degli amici e dalla redazione del Punto Punto Web. Con questo io vi lascio per questa settimana e ringrazio come sempre la regia di Salvo Faro e GS Produzioni Video con Giuseppe Faro, operatore di ripresa. Ringrazio anche e come sempre Giuseppe Le Cause di 01 TV. E grazie a voi per essere stati con noi. Potete rivederci chiaramente sulla pagina Il Punto Punto Web, su GS Produzioni Video e su 01 TV. Grazie e alla prossima settimana. E la prossima settimana già vi anticipo che il prossimo venerdì, stavolta alle 20, ritorneremo alle 20 e avremo l'atteso confronto fra l'assessore comunale Davide Camarda e il commissario della Lega per Giarre Giovanni Barbagallo. Quindi vi aspetto e ci vediamo la prossima settimana. Buon fine settimana.